Qual è la differenza tra amico e conoscente? No, è proprio una domanda che faccio a voi, perché sinceramente io non lo so più. Quindi vi chiedo a voi nei commenti di scrivermi, secondo voi, qual è la differenza tra amico e conoscente? Cioè, quando è che due persone si definiscono semplicemente conoscenti e quando si definiscono amici? Perché? Perché purtroppo mi pare che ultimamente ci sia un po' confusione in questa cosa, ci sia una interpretazione diversa da due lati opposti, ci sia un'interpretazione di uno che pensa che quella relazione sia di amicizia e l'altro che magari invece pensa che sia solo di conoscenza. Allora mi chiedo veramente quali sono le caratteristiche che ti fanno andare oltre, ti fanno passare allo step successivo. Quindi ditemelo voi nei commenti. E noi ci vediamo in un prossimo video.